nuovo vlog. Allora, siamo alle 7:15 del mattino. Nel frattempo cerchiamo di aprire un po', anche se fuori è totalmente buio. Niente, io sto facendo i pancake alle bimbe perché questo è un impasto che ho fatto ieri. L'impasto dei pancake dura 24 ore, insomma, in frigo, anche qualcosina di più. E proprio perché siamo in scadenza, cucinerò questi e anche tutto l'impasto che mi è rimasto, così me li conservo in frigo dopo che hanno raffreddato, e li utilizzerò magari anche per la merenda. Niente, poi sto facendo il latte. Ho un macello in cucina perché ieri sono crollata dalla stanchezza e non ho pulito un bel niente. Inoltre mi pare che oggi ci sia una giornatina un po' particolare in termini di tempo. Comunque, solite routine del mattino, adesso io le sveglio, perché poi Adele tanto quanto si sveglia subito, ma Asia ho il problema che ci mette 3 ore e mezzo, quindi bisogna starci dietro. Poi mi preparo io, le porto a scuola. Devo fare un bel po' di pulizie oggi perché è un periodo che stanno venendo a vedere tante persone a casa. Noi, come sapete, ce l'abbiamo in vendita e quindi oggi ci sono degli appuntamenti, quindi devo sistemare un po' in giro, e soprattutto questa luce è uno schifo, devo sistemare anche questa faccia, va bene. E nel frattempo mi faccio anche un ginseng. Buongiorno, signori sconvoltine. Dai, che c'è una colazione dolce. Tu super sconvolta. Asieti, fatti la coda prima di sederti. Ascensore, Adele è voluta scendere perché per la sua indipendenza dalle scale. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. Deep and abiding, liking for you. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep in the heart.
like to hold his hand when he tells you that you're all he wants. And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name. And I'm running out of time. I wish he felt the same. And I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say. Allora ragazze, ho fatto il punto della situazione, però c'è ancora tanto da fare. Ho sistemato qua in salone, devo togliere di mezzo e ve li faccio vedere direttamente così li tolgo, perché ho una collaborazione con Shane per quanto riguarda il Black Friday. Ringrazio Shane per questa collaborazione, per avermi scelto di nuovo. E poi ho un'altra collaborazione sempre con Shane che riguarda i calendari, insomma, delle cose natalizie, che però vi farò vedere in un video separato. Ho fatto un ordine di varie cose, tra cui abbigliamento, perché in questa diciamo in questo periodo si punta tanto al Black Friday, e quindi naturalmente vi farò vedere tutto quello che ho acquistato. Vi lascerò comunque il link nell'info box per quanto riguarda le cose che ho acquistato io. C'è anche qualcosa per la casa, perché ho comprato un ma vi farò vedere tutto dopo. Ho comprato anche un copripiumino delle federe, che le ho già viste, purtroppo non ho azzeccato la insomma la decorazione che volevo, ma vi farò vedere tutto dopo. Nel frattempo ho pulito dappertutto, tutto sistemato. Mi manca solo di fare il letto in camera da letto mia e di Christian. Cameretta lo stesso, tutta sistemata. Stavo anche già togliendo qualcosa dagli armadi delle bambine, perché ormai il freddo non è che ci sia freddissimo, però ci sono delle cose ormai che non possono più utilizzare, tipo i leggings molto leggeri, eccetera, eccetera, che avevo tenuto ancora nell'armadio. E mi manca solo la parte della camera da letto da sistemare, più due ceste di asciugatrici, due ceste di roba asciugata da sistemare negli armadi. E come avete visto, ho appena caricato l'asciugatrice e caricato un'altra lavatrice, quindi oggi sono a pieno regime. Allora, io ragazzi avevo un po' di freddo, mi sono messa la mia vestaglietta perché inizia a esserci freddo, poi io sono un po' vecchietta, quindi subito mi vengono i brividini. Christian è appena tornato da lavoro, però siccome io non posso uscire, ha fatto un po' di spesa di carne, perché abbiamo un nuovo macellaio di fiducia, perché la macelleria qua sotto casa ormai ha chiuso da tanto.
Io non ero soddisfatta sinceramente della carne presa al supermercato perché ragazze o in sapore o erano delle suole di scarpe. Insomma, siamo andate alla fine da questo nostro amico Giuseppe che ha una macelleria in un'altra zona di Sassari che mi pare di avervelo già raccontato in un vlog. E qua, come potete vedere, il bottino. Ora tutta questa carne me la divido in porzioni. Per oggi abbiamo carne di cavallo a pranzo. Vediamo dove vi posso appoggiare. Vediamo un po'. tutta questa carne adesso io me la divido in porzioni, congelo quello che c'è da congelare, tengo fuori quello che magari so che domani dovrò cucinare. È spesa settimanale barra 2 settimane, perché comunque adesso questo è un bel po' di carne. Abbiamo speso, ve lo faccio vedere, 81,60 euro, divisa in porzioni. Comunque non è che siamo dei mangioni noi che mangiamo tantissimo, quindi dovrebbe fare una settimana, 10 giorni, 12 giorni. Preferisco ormai dividerla così la spesa. Non compro più carne al supermercato perché è veramente terribile, a parte qualche raro caso. Ieri ho fatto lo spezzatino con della carne che avevo comprato da Eurospin. Dio ce ne scampi e liberi, era terribile. Quindi ora mi faccio le porzioni di questa carne e poi niente, aspettiamo all'1:30 che vengono a vedere casa.